rispetto un po' alla nostra storia. Il più buio, Più difficile. il più difficile che mi sono rivolta ad un aiuto è stato quando ho insultato la mia figlia. Perché io andavo a scuola di sera, ho cominciato a avere dei crediti. Primi mesi dovevo andare tutti i giorni a scuola, perché sono stati accettati i miei crediti precedenti. Poi ho cominciato solo ad andare un paio di volte perché comunque avendo dei crediti mi hanno accettato dei crediti e andavo 2 volte alla settimana io a scuola e poi il resto andavo a lui, quindi non gli ho tolto un bel niente un paio di giorni dalla sua palestra. E lui, io arrivavo a casa e lui mi insultava. Mi sono ritrovata di mattina ancora che la mia figlia mi ha detto che papà mi ha urlato, mi ha detto che sono una stronza e delle parole brutte come me. Come la tua madre. Lì ho detto basta, può dirmi a me che sono tutti colori che comunque io i miei studi li faccio, però gli ho detto basta, non ha nessun senso. Se neanche se tu, cioè, se mi provi di farla passare alla mia figlia la stessa cosa che mi fai passare a me, e supporto per che cosa? Per la famiglia, quale famiglia? Se comunque cominci a trattare la mia figlia come tratti me, che futuro? Hai un'immagine che può rappresentare questo tuo momento più buio? Immagini? Vuoto. Un vuoto assoluto. Che capisci che davvero hai toccato il fondo. Il fondo è. In quel momento non capisce nulla. Io adesso mi rendo conto. Non capisce nulla. Non capisci i problemi reali e la gravità della situazione. Non capisci. Cioè, ti sembra che tutto il mondo ti sta crollando addosso. E non sai da dove cominciare. Non ti fidi di nessuno. La cosa più in cui ci credevi crolla. Non ti fai mai delle domande normali. Non te le fai. Stai pensando tutt'altro, di scappare. Qual è stata la molla che ha fatto scattare in te la voglia di chiedere aiuto? Che il papà dei miei figli ha insultato la mia figlia. Perché la mia figlia me l'ha detto che papà, quando io sono a scuola, di sera ci fa giocare. E da allora parto a parlare al telefono con una persona e cominciato a raccontare proprio delle cose molto stolcinate. E io con la calma il giorno dopo glielo ho detto e mi sono ritrovato un giorno o l'altro che la mia figlia mi ha detto che papà l'ha aggredita dicendole che è una stronza e poi le parole molto brutte come me, cioè come la tua madre. Lì è scattato. Scatta la voglia di prendere in mano la tua vita per te e i tuoi figli. Sì, perché io ci credevo nel senso che, non che ci credevo, la dimostrazione come al solito. Pensavo che se le dimostro che sono la più brava, più, anche se adesso mi dici che non è giusto, anche contro tutti, faccio dimostrare davvero che valgo. Io sempre ho voluto che lui sia fiero di me e della sua famiglia. Però ho visto che si sta prendendo con la mia figlia, cioè significa che non c'è, non c'è amore. È tutto sbagliato, l'importante sono i miei figli. La nostra associazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione e anche di raccolta fondi per sostenere il progetto che stiamo portando avanti, no? Di cui anche tu sei una nostra testimonial. Il progetto è Non toccatemi la mamma. Oggi ci sono tante donne che sono mamme che si trovano a vivere le difficoltà di cui tu ci hai raccontato, no? Una storia un po' simile alla tua. Cosa potresti dire loro che possa dare anche un po' una forza? È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Non. L'unica cosa che vorrei dire a loro è che ogni bambino ha diritto ad essere felice. E la felicità di un bambino non è la cosa di vedere che il papà picchia la mamma, lo insulta. È
le dici di tutte le cose. È tutto sbagliato. Di non accettare il fatto. Non è una famiglia, non è amore quella cosa lì. So che è difficile, che magari sembra una cosa che è difficile da accettare, perché poi, come io, che pensavo che se io lo amo così tanto, cambierà. Abbiamo i figli, cambierà, non cambierà. Se ti picchia oggi per una cosa, ti picchierà domani per un'altra, anche se lo giustifichi, quello che ho fatto sempre. E richiedere aiuto non significa di togliere il padre o di fare una cosa tanto sbagliata, che tante persone dicono che è sbagliato di rovinare la famiglia. Non è così. I bambini, i miei bambini in questo momento, hanno una madre e un padre, però sono felici. Non ho tolto nulla a nessuno, mi sono dato una possibilità a me e ai miei figli. I figli sono felici quando vedono che la mamma è felice. Grazie. Niente, figurati.